dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo, Maria corre dalla cugina Elisabetta per condividere con lei i sentimenti di stupore, di paura, di meraviglia di fronte a quello che le ha detto l'angelo. Ed ecco che entrambe le due donne si mettono a benedire, a dire bene di Dio per le meraviglie, le grandezze che sta compiendo nella loro vita. Forse oggi il Signore anche a noi ci chiede lo stesso atteggiamento, di benedire, dire bene del Signore per le tante cose belle che dona la nostra vita e che noi forse oggi nemmeno ce ne rendiamo conto, ma il Signore veramente opera grandi cose. E allo stesso tempo anche a noi forse ci chiede di correre per annunciare che qualcosa di bello sta per accadere, con lo stupore agli occhi, quello tipico dei bambini, per far sì che davvero il piccolo bambino di Betlemme possa trovare un posto accogliente nel cuore di ciascuno di noi. E tu sei pronto a correre? Buona giornata!